Se gli agenti della polizia locale di Fiumicino non fossero intervenuti in tempo, probabilmente questa sarebbe una storia da raccontare con un epilogo perfino peggiore. Per fortuna, stavolta la catena della violenza, quella che ha come vittima ancora una volta una donna, una moglie, è stata interrotta dal rapido intervento della polizia locale, che alcuni giorni fa in una strada centrale e molto frequentata di Fiumicino ha bloccato un uomo che stava massacrando di botte la sua compagna. Come vi siete accorti che qualcosa non andava per strada? Avete visto proprio parte della scena, dell'aggressione? Sì, noi transitavamo su questa strada di Fiumicino e nel percorrere a un certo momento abbiamo visto questo individuo con il casco in testa che si scagliava violentemente verso quest'altra persona. Le percosse erano molto violente, sbattendola al muro. E lei, una volta che ha visto il nostro intervento, chiedeva aiuto, tentava di scappare da lui, ovviamente, molto molto provata psicologicamente. Da quello che abbiamo sentito dire anche da lei al momento che ci abbiamo parlato, abbiamo cercato di calmarla, lei dice che praticamente il marito è molto geloso, è possessivo e praticamente è proprio questa forma morbosa di gelosia che gli impediva di avere contatti con altra gente, gli impediva di uscire di casa e se stava fuori di casa gli chiedeva dove sei, chiedeva di fargli una videochiamata. Era gelosia. All'origine di questa furia dunque ci sarebbero la gelosia, mania del controllo, ossessione, possesso, un filo conduttore comune a tante storie, purtroppo, di violenza contro le donne. Siamo molto orgogliosi dei nostri ragazzi che hanno portato a compimento una bellissima operazione di servizio che ha visto appunto togliere dalle grinfie, diciamo così, del marito una donna che era, diciamo, in quel momento attaccata brutalmente con una violenza inaudita da questo marito, diciamo, probabilmente molto geloso. Noi siamo sempre presenti sul territorio con un nostro reparto, con personale che è stato scelto volutamente con determinate caratteristiche, che si è proprio portato all'intervento immediato come è stato proprio per qualche sera fa, senza minimo ripensamento, perché purtroppo quando si è di fronte alla violenza c'è quell'attimo di esitazione, no? Nell'intimo della persona, però dobbiamo sempre riflettere che quel minuto di esitazione può impedirci di salvare una vita. Una volta fermata la furia violenta dell'uomo, la donna è stata accompagnata all'ospedale Grassi da altre due agenti della polizia locale e dai colleghi della polizia di Stato. Nel nosocomio lidense è stato attivato il codice rosa, mentre il comune di Fiumicino si metteva a disposizione con il centro antiviolenza e le strutture adibite a casa rifugio.